Meal prep della settimana c'è del banana bread, ovviamente, potevo non farlo. Cavoletti di Bruxelles e verdure miste, sempre tutte fatte al forno. Un purè di cavolfiore fatto frullando il cavolfiore con un pochino di latte di soia. Burger vegetali, ne ho fatti il doppio così che li posso congelare. La prima volta che li congelo vedremo poi il risultato. Patate bollite e infine quinoa come cereale a scelta, pseudo cereale in realtà, della settimana. E la mia Pink Dream Cream, vegan cream, vabbè, la mia crema rosa al tofu e barbabietola. Iniziamo il video! Per il pranzo di oggi praticamente tutto pronto al consumo, quindi una meal prep minima, infatti solo la quinoa con avocado, rucola, tonno e un peperone rosso tagliato a fettine sottili crudo. Questa settimana, a differenza della scorsa, sono da sola. Jimmy è partito, è tornato a Prato perché deve lavorare sulla tesi, fare revisione con il prof, eccetera. Quindi mi devo organizzare da sola, non ho l'aiuto dal pubblico. Quindi ho tirato fuori dal freezer e sto lasciando scongelare in frigo la carne rossa che poi mangerò con i vari contorni che ho preparato. Oh, great! Che bello! Salviamolo, salvabile! Cioè niente praticamente, cosa vuoi salvare da qua? Mannaggia! La mia settimana inizia con un workout gambe appena terminato. Ho fatto un allenamento abbastanza leggero e questa sarà la prima e l'ultima volta che allenerò le gambe questa settimana perché domenica sarò a Napoli a correre la mezza maratona ma in staffetta, quindi dovrò correre 10 km e io, non essendo proprio una runner, come sapete, ho visto che corro meglio se ho le gambe ben riposate e resisto di più. Quindi questa settimana le gambe ciao ciao, ci rivediamo a domenica dove correremo un'ora di fila. Pit stop a casa, mi sono lavata, cambiata e ora faccio merendina con una fetta di banana bread. Avete amato la ricetta? Sono felicissima perché merita davvero, quindi se non l'avete fatto guardate uno dei miei ultimi video o comunque andate sul sito, trovate la ricetta. Yes. A few moments later. La mia merenda on the go prima di un appuntamento. Perfetto, denti sporchi, ottimo, sarà bellissimo. Cena di questa sera con patate, verdure al forno che adesso scaldo ma in padella perché sennò devo riaccendere il forno per nulla. Carne rossa che ho scongelato questa mattina e qui sto facendo cuocere della passata di pomodoro che a me piace così, condita soltanto con cipolla e spezie da abbinare alla carne, mi fa impazzire. E voilà, la mia cena per nulla instagrammabile ma funzionale, perfetta e soprattutto velocissima, ci ho impiegato veramente 30 secondi.
Oggi la preparazione pasto più veloce della storia. Buongiorno. Burger vegetali, riso di cavolfiore che è praticamente... Scusate, è partito il robottino. Praticamente consiste nel frullare le cimette di cavolfiore. Avete un pelo addosso. E renderle a consistenza riso. Poi la faccio saltare in padella con un filo d'olio. Secondo me è perfetto quando fa la crosticina e diventa marroncino slash tostato. Una delizia. Lo userò come base dei miei burger. Scusate il cambio d'abito, ma sto uscendo per andare in palestra prima di andare al lavoro. Comunque volevo finire il discorso sul riso di cavolfiore. Il riso di cavolfiore è un ottimo modo per integrare verdura, per consumarla senza accorgersene, perché c'è chi fa fatica a mangiare la verdura, chi non gli piace. Non vi capisco, ragazzi, io non vi capirò mai. Però mi raccomando, non sostituitela al riso, perché comunque rimane cavolfiore frullato, quindi una verdura. Ammetto che non lo utilizzo spesso perché, avendo una consistenza o comunque un utilizzo simile a quello del riso, è difficile per me creare un pasto dove integro anche la fonte di carboidrati. È facilissimo se uno fa primo e secondo, però io preferisco, soprattutto adesso che sono sempre in giro, fare dei piatti unici. Però un modo che ho trovato per riuscire a consumarlo è quello con i veggie burger. I veggie burger sono di per sé un piatto unico, perché hanno le proteine dell'albume dei legumi, i carboidrati della farina dei legumi, i grassi dall'olio e la parte di verdura dalla zucchina e la carota, che però sono veramente minima parte. E quindi integro la parte di verdure con questo riso di cavolfiore. Sono le 9:15 e ho appena finito il mio allenamento upper body e addominali. Devo ammettere che venire ad allenarmi così presto la mattina è stato tosto all'inizio. E la parte più difficile è quella proprio di uscire di casa. I primi giorni ho fatto veramente fatica e nonostante io mi svegli comunque presto, riuscivo comunque ad essere sempre in ritardo perché la mattina sono abbastanza lenta. Dicono che per creare un'abitudine servono 21 giorni. Sì, secondo me serve costanza e perseveranza in quello che si fa, perché già io dopo una settimana e mezzo faccio molta meno fatica a uscire di casa la mattina e soprattutto se non piove, perché se piove diluvia. Tornando a casa dalla palestra, ho fatto pit stop al mercato perché oggi è martedì. Ho preso del salmone, re salmone, per questa sera a cena perché mi voglio coccolare. Ne ho presi due, così uno da congelare, ho preso anche un'orata da congelare. Siccome questo weekend sarò a Napoli, voglio mettermi nella miglior condizione possibile per riuscire a mangiare la settimana prossima, nonostante non abbia tempo da dedicare alla preparazione dei pasti perché arriverò domenica sera. E infatti ho preso anche della verdura che dura molto in frigo, ad esempio cavoli e finocchi. Ora sono le 9:30, mi sistemo, faccio merenda, ovviamente banana bread, e capolavoro. Però prima devo disfare la lavatrice. Quante cose che ho fatto, una mattinata super... mattinata, sono le 9:30, 3 ore super produttive, super produttive. Ok, ciao. A few moments later. Buonasera, oggi giornata di lavoro bella intensa, ho fatto il mio primo meeting, durato 2 ore e mezza, mi ci devo abituare, ragazzi, cioè non ce la facevo più, stavo per morire, ero tipo lì, aiuto. Scusate, Luna, non mangiare la polvere, sei scema. Io posso avere un gatto che mangia la polvere, madonna. Scusate. No, ho le calze. Dicevo, ho visto la mia amica Linda che parte per il Vietnam e quindi non la vedrò per 3 mesi. E sono andata a fare delle commissioni, tra cui ritirare una maglietta e ritirare una tuta dalla sarta. Vabbè. Quindi basta, sono le 7:15, sono a casa, sono veramente, veramente stanca. Più a livello proprio mentale piuttosto che fisico, ed è un po' forse quello che cercavo, questa stanchezza mentale che però ti dà soddisfazione, eccetera. Basta, vabbè. Quindi, quella madonna!
Cena di questa sera con il salmone al forno, le verdure al forno, ho avuto tempo quindi le ho fatte prêt à manger e le ultime due patate rimanenti. Ehi! No. Buongiorno e buon mercoledì. Le prime ore di questa mattina, che sembra strano da dire, ma io mi sveglio alle 6, quindi per me sono già passate 4 ore dalla mia sveglia. Le ho passate qui in casa al computer a sistemare video, caricarle su YouTube e sistemare un pochino casa. Adesso sono in direzione lavoro, ma vi voglio far vedere questo. Cioè, ragazzi, adoro. Mia nonna non sarebbe molto felice di questo abbinamento, però forse sì, anche lei era una gattara, quindi top. Bene, scappo al lavoro, ragazzi. È una lunga giornata, visto che terminerà con acrobatica questa sera. Per pranzo mi sono fatta la mia schiscetta e ho messo insieme la quinoa, i cavoletti di Bruxelles e il tofu. Tutto già pronto, quindi ho dovuto soltanto assemblare e mi porto via un pirottino, un pochino, della mia pink cream per pucciare un pochino, insomma, fare un po' di pastone. Va bene, ok. Scappo, ragazzi, ci vediamo dopo. Ciao, ciao! Oggi ho imparato che gli alimenti piccolini e colorati, soprattutto se di nero o verde, sono meglio da evitare nelle schiscette. Ho avuto un pezzo di quinoa qua per tutto il giorno, eppure avevo anche controllato. Vabbè, comunque, tornata a casa dal lavoro, ho sistemato un po' casa, ho continuato a editare questo video e adesso sto andando ad acrobatica. Non vedo l'ora! Dall'ultima volta non sono più tornata ad allenarmi e quindi oggi continuo il mio allenamento per la ruota senza mani. Oh, che bello, sono straeccitata. Cena post acrobatica, sono appena tornata a casa super basic con petto di pollo, avevo il petto scongelato da questa mattina, l'ho tagliato semplicemente a fettine, ora sto cuocendo. Qui ho del purè di cavolfiore che ho fatto frullando il cavolfiore con del latte di soia e adesso lo scaldo e poi capisco se tagliare anche quelli, non lo so. E mangio il tutto con dei cracker, quindi una cosa prêt à manger, cracker di cereali, top. Al purè di cavolfiore ho aggiunto un po' di curcuma e alla fine ho deciso di aggiungere i peperoni per dargli un gusto un po' più profondo. Pollo, condimenti, è l'una. Ragazzi, io ho il corvetto quando mangio. E Mad Men, che è una serie che ho iniziato e tratta di un'agenzia pubblicitaria in America negli anni 60. Adoro, perché mi ricordo un sacco McCann. C'è anche McCann in realtà. Vi chiedo scusa ma devo chiudere abbastanza bruscamente questo video perché oggi sono in partenza per Napoli, come vi dicevo a inizio settimana, e quindi oggi è un casino perché ho dovuto sistemare tutto, fare la valigia, ovviamente mi prendo sempre all'ultimo, ma per fortuna ho le mie liste, quindi in realtà è stato abbastanza facile. Poi adesso devo andare al lavoro e poi correre, tornare a casa, pranzare e andare a prendere il treno alle tipo 3 meno un quarto, non mi ricordo nemmeno quando ce l'ho. Quindi una mattina abbastanza frenetica. Prima di concludere questo video però vi volevo far vedere quello che faccio solitamente quando devo andare via nei weekend, cioè gli ultimi giorni prima della partenza sono svuota frigo. Nel senso che a casa mia non si butta nulla e tutto quello che è rimasto qui è roba a lunga scadenza. In questo modo, inoltre, questo è il pollo di luna, questo è il nippon che dura, quindi no problem, anche perché è l'ultimo, anzi me lo posso mangiare per merenda oggi, perfetto. Anche perché io torno domenica sera, non è che sto via poi così tantissimo tempo, e quindi avrò e troverò anche frutta e verdura, quindi perfetto. Tutto quello che non sono riuscita a consumare l'ho congelato,
io, ragazzi, congelo l'anima delle cose. Poi scopro che quando le tiro fuori, le decongelo, scopro che effettivamente forse era meglio non congelarle. Ma io ci provo ugualmente perché odio buttare. E quindi qui c'è il pollo per Luna, perché Luna rimane a casa ma passa la Vale. Qui c'è il purè di cavolfiore, i burger che ho congelato. Qui c'è un pezzo di banana bread. Qui ci sono delle fettine di prosciutto, perché noi compriamo il tocco e a volte non riusciamo a consumarlo tutto in una settimana. L'albume l'ho congelato. Il latte di Luna, ne ho aperti due per caso. Questo è il pane di quinoa congelato. Il pane di quinoa, il banana bread e i burger non li avevo mai congelati, quindi la settimana prossima scopriremo se scongelati ne vale la pena. E una cosa che ho fatto questa settimana è quella di fare delle preparazioni extra da congelare, così da essere pronta per la settimana prossima, perché come vi dicevo torno domenica sera a mezzanotte e quindi non riuscirò a dedicare la domenica a fare meal prep. Quindi io vi ringrazio per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, spero che l'abbiate trovato interessante. Se così è stato, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Noi ci vediamo al prossimo video.